professoressa Antonella Meatta e dirigente scolastico, una volta si diceva preside, nome più altisonante, di un istituto onnicomprensivo, Orvieto Baschi, che noi abbiamo scelto come campione perché è un istituto paragonabile a quello di una grande città, più di 1500 studenti, 200 mi pare sono le persone che fanno parte del corpo insegnante, più il personale ATA, insomma un istituto molto, molto grande. E proprio per le sue caratteristiche anche si addice molto bene a quello che è l'ultima, diciamo, direttiva operativa del Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro Bianchi, che proprio ieri sera ha emanato questa nuova diciamo ordinanza, questa novità sul piano estate. Ci vuole spiegare in che cosa consiste il piano estate? Sì, diciamo che questa è sicuramente un'ottima opportunità di supporto, potenziamento, rinforzo per gli studenti, ma dà spazio anche alla socialità, all'aggregazione che sono state sacrificate a causa della pandemia, attraverso attività su base volontaria per docenti e ragazzi. Sicuramente quindi un'ottima opportunità, anche se il tempo per, secondo me, per programmarlo ed attivare il tutto è abbastanza limitato, perché già siamo a maggio e questo sarà un mese pieno in un istituto di consigli di classe, interclassi, intersezione, preparazione agli esami, collegi. E questo piano parte già la prima fase a giugno, cioè una prima fase a giugno che prevede proprio un potenziamento delle abilità nella scuola primaria, soprattutto di italiano e matematica, e per la scuola media italiano, matematica e inglese. Quindi cercheremo di attivare appunto dei laboratori, delle attività proprio per il potenziamento di queste abilità. Nella fase luglio-agosto si affiancano attività di socializzazione, di aggregazione in forma laboratoriale, quindi anche laboratori di musica, sport, per esempio potrebbero essere, pensavamo, anche scrittura creativa, educazione alla cittadinanza, da realizzare appunto in spazi anche aperti della scuola, ma anche potrebbe essere interessante con uscite sul territorio, utilizzando anche museo, piuttosto che il cinema, il teatro, sia quindi con docenti ma anche con esperti esterni, tutta una serie appunto di attività, un'offerta diciamo il più possibile varia, per poi a settembre avere la terza fase, quella dell'accoglienza, che è un po' una fase di avvio al nuovo anno scolastico. Il Ministero diciamo ci mette a disposizione anche un help desk, una piattaforma, c'è un sito, ci sarà tutta una campagna informativa e soprattutto dei buoni fondi che derivano sia dai fondi PON ma anche dal decreto sostegni. Quindi quello che cercheremo di fare noi come istituto, la nota è uscita ieri, quindi ci attiveremo insomma in questo, come dicevo, in questo periodo, sarà proprio quello di sfruttare al meglio questa opportunità, di sfruttare al meglio queste risorse con tutta la dedizione umana e professionale possibile, per far sì, come dice proprio la nota, di non lasciare indietro nessuno. Questo comporterà un aggravio di lavoro per il personale docente e non docente, ovviamente, perché l'istituto è come se restasse aperto, cioè il famoso periodo di vacanza non esiste più. Assolutamente sì. Questo diciamo, però ecco, dovrebbe essere su base volontaria, quindi speriamo magari anche alternando, no, i docenti, quindi magari alterneranno in base ai loro periodi di ferie per poter dare poi anche un'offerta continuativa, insomma. Attualmente come si svolge l'attività didattica, preside? Allora, diciamo che al ritorno dalle vacanze di Pasqua, in realtà erano rientrati diciamo dall'infanzia, la primaria e le prime classi della scuola secondaria di primo grado, la prima media, come da ordinanza regionale. Dall'11 aprile in realtà sono rientrate anche le seconde e le terze medie e quindi ad oggi tutti gli alunni del mio istituto stanno frequentando in presenza. E tutto diciamo l'istituto viene regolarmente sanificato periodicamente, sì, sono tenuti a mantenere le distanze di sicurezza, gli interpersonali e le mascherine. Sì, praticamente vengono diciamo osservati tutte le misure previste dai protocolli, quindi distanziamento, mascherine, igienizzazione quotidiana, abbiamo appunto anche mense e ricreazioni alternate, ingressi contingentati, tutto quello diciamo che prevedono i protocolli. E oltre a essere preside anche mamma, immagino che è un ragazzo che studia ancora, e quindi le faccio questa domanda sia da dirigente scolastico ma anche da mamma.
Lei ritiene che la didattica a distanza sia preferibile alla didattica in presenza, oppure ritiene che la didattica a distanza sia uno strumento provvisorio da utilizzare solo in casi di emergenza? Sì, diciamo che allora sicuramente il ruolo della scuola nella diffusione dei contagi è stato molto dibattuto e tutt'oggi è difficile stabilire se e dove siano avvenuti i contagi, però c'è stato, lo devo dire, un periodo in cui gli insegnanti, la gran parte, tantissimi insegnanti erano in quarantena, seppur in presenza di pochi casi positivi, ma un caso positivo trascina dietro molti insegnanti che circolano in quella classe. E in questi casi la didattica in presenza è stata veramente difficile da sostenere e ritengo comunque che nei momenti più critici la tutela della salute deve sicuramente essere al primo posto e quindi per periodi anche limitati l'unica alternativa possibile è la DAD, che è vero che penalizza la socialità, non può sostituire la didattica in presenza, ma ritengo che sia una buona alternativa appunto per periodi limitati, fermo restando che se a scuola comunque vengono adottate correttamente tutte le misure di protezione, il rischio di contagi si riduce comunque al minimo. Nel vostro istituto quanti dei suoi allievi nel corso di questo anno hanno contratto l'infezione, quanti del personale docente o del personale ATA? Allora, in realtà ATA ha un solo collaboratore scolastico, docenti 7 e gli alunni diciamo in tutto l'istituto una cinquantina. Quindi diciamo rispetto al numero dei docenti e degli allievi una percentuale molto bassa. Molto bassa, sì. Questo sì. Frutto delle misure di prevenzione che voi avete attuato sicuramente. Sì, no? Sì. Senta, lei è d'accordo con la vaccinazione? Di nuovo una domanda da dirigente, da mamma, ma insomma siamo tutti uomini e donne. È d'accordo sui criteri di vaccinazione che sono stati adottati dal governo, cioè quello di vaccinare per prime le persone fragili e anziane e lasciare i giovani per ultimi, che ahimè invece sono in questo momento, dopo la comparsa delle varianti, le categorie più esposte? Ma allora diciamo che sicuramente l'anello più debole sono gli anziani, dove ci sono stati la maggior parte dei decessi e forse era necessario partire con questa modalità. Comunque devo dire che anche noi, insomma il mio personale è stato vaccinato velocemente nella mia scuola. Tutti quelli che hanno voluto vaccinarsi hanno avuto l'opportunità e devo dire che un'altissima percentuale di docenti si sono vaccinati. Ahimè, diciamo la nota negativa è che su AstraZeneca poi c'è stata, siccome ci hanno vaccinato con AstraZeneca, una grossa polemica e anche sulle fasce a cui somministrarle c'è stata confusione e questo ha disorientato un po'. Tant'è vero che ho sentito alcuni che non sono così convinti di ricevere purtroppo la seconda dose, perché questa naturalmente polemica e anche un po' gli effetti indesiderati che ci sono stati, perché soprattutto tra i più giovani c'è stata febbre alta, dolori articolari, cefalee, in una piccolissima percentuale anche delle febbrili. Lei si è vaccinata? Io mi sono vaccinata, ho avuto effetti, diciamo, molti dolori, ma non per fortuna febbre alta. Sì, ritengo che comunque la vaccinazione in questo momento e dei test, diciamo, a tappeto siano l'arma sicuramente migliore. Si va verso un protocollo unico per quanto riguarda le scuole, si va verso un protocollo unico e si dice che ogni preside potrà in qualche modo poi articolare il protocollo in base alle esigenze del proprio istituto. E questo varierà da regione a regione. Lei è d'accordo con questa linea di parcellizzare, diciamo così, i provvedimenti, oppure sarebbe meglio un protocollo unico per tutte le scuole in Italia? Allora, io in realtà con questo criterio che è stato utilizzato anche al di là del protocollo per le scuole, un po' per tutto, dei colori delle regioni, l'ho ritenuto giusto, perché effettivamente c'è una differenziazione dei contagi e quindi continuare, diciamo, con una differenziazione credo che sia la strada migliore anche sulla scuola. Tornando alla didattica a distanza, mi viene adesso in mente di chiederle, ma è proprio tutto negativo nella didattica a distanza o per la formazione dell'allievo qualcosa di positivo c'è?
Allora, io in questo periodo ho sempre ripetuto ai miei studenti che anche, che anche le esperienze negative possono diventare un'opportunità di crescita e sono convinta che anche nella DAD ci siano aspetti positivi. Innanzitutto è notevolmente aumentato il livello di conoscenza delle tecnologie sia tra docenti che studenti, si è capito che la tecnologia è una risorsa da coltivare e approfondire. Sono aumentate le competenze informatiche dei ragazzi che hanno anche imparato a gestire del loro tempo, ad organizzarsi, hanno sviluppato autonomia, adattabilità e poi diciamo che anche questo allontanamento forzato dalla scuola un po' gli ha fatto apprezzare di più anche lo stare a scuola. Quindi diciamo ecco, è vero che la fruibilità della didattica a distanza è anche condizionata dalla, diciamo, dalla disponibilità di device, di connettività, dal fatto che in questo secondo lockdown i genitori lavoravano e quindi i bambini più piccoli magari non avevano il supporto dell'adulto, penalizza come ho detto la socialità, però sono convinta che non è tutta da buttare via, assolutamente no.